ragazzi e ragazze, e bentornati nel canale. Come avrete letto dal titolo, oggi creo alcuni outfit ispirati ad uno stile che mi avete richiesto in tantissime. Sto parlando dello stile delle e-girl. Abbiamo realizzato nel primo video le Visco Girl, successivamente le Soft Girl, e ora tocca a loro. Ma come sempre, innanzitutto, per tutti coloro che non conoscono bene questo stile, oppure che non ne hanno mai sentito parlare prima d'ora, vi leggo alcune info che ho trovato, come la scorsa volta, sul sito Clamour. Quindi sì, non Glamour come il giornale, ma Clamour con la K. Quindi, iniziamo prima di tutto a capire cosa significa e-girl. Originariamente, essere una e-girl non aveva un'accezione propriamente positiva. Qualche anno fa le e-girl identificavano una ragazza con un'identità virtuale avvezza ai giochi, videogiochi interattivi, che circuiva altri gamers fingendo di innamorarsene. In cambio otteneva soldi, attenzioni, insomma qualsiasi tipo di compenso. Ma le e-girl di TikTok sono tutta un'altra cosa e non possono essere confuse con la definizione ormai obsoleta che abbiamo introdotto prima. Le e-girl del 2019 sono infatti ragazze che hanno certamente una passione per i videogiochi, per i fumetti e per i manga. Qualcuno individua nelle e-girl anche un filo di grunge, anche secondo me, raga. Hanno un'attitudine e degli atteggiamenti emo e spesso si sentono un po' gotiche, amano Billie Eilish e ne ammirano il look. A tratti anche provocante, ma allo stesso tempo ironica. Queste ragazze sicuramente sanno prendersi in giro, fare autoironia, quasi sembra che stimolano la critica e disarmano con il proprio menefreghismo tutto ciò che le riguarda. C'è chi sostiene che le e-girl, generazione Z, siano nate in contrapposizione al mondo incantato delle millennials di Instagram, che sono sempre perfette, molto insomma, costruite. Ma non è l'unica sottocultura dalla quale le e-girl prendono le distanze. Signore e signori, ci sono anche le Visco Girl. Quindi, come sappiamo, le e-girl non sono l'unica sottocultura giovanile che i social network cinese ha visto nascere. Ci sono anche gli opposti come le soft girl e le visco girl. E generalmente tra di loro si creano delle piccole sfide di stile. Però ora iniziamo a parlare un po' delle varie caratteristiche del loro abbigliamento. 1. La prima regola dello stile e-girl è una maglia a righe da indossare sempre sotto magliette a manica corta, meglio se scure e maschili, meglio ancora se hanno rimandi alla musica, ai videogiochi, con grosse stampe magari. I marchi preferiti sono quelli prettamente street, come Thrasher, Off-White e altro. La maggior parte delle e-girl indossa la maglietta, dentro le gonne e pantaloni a vita alta oppure corta, con addominale scoperto. 2. Must have è il denim nero e strappato, molto street e trasgressivo. 3. Cinture obbligatorie. Il top è sicuramente la cintura off-white, vero e proprio simbolo di una generazione, perfettamente ed immediatamente distinguibile dalle altre cinture. Proprio ciò che la girl sogna, quindi distinguersi e stupire con il suo look estremo. 4. Torna di moda la calza a rete larga, sia per le maglie che per le calze, meglio se indossate sotto i jeans strappati e le gonne. L'outfit delle e-girl è davvero completo con questo dettaglio di stile. Le calze a rete dovrebbero anche spuntare dei jeans per essere ancora più appariscenti. 5. Gonne a fantasia scozzese. Dissacrare lo stile collegiale con le calze a rete, borchie e catene è possibile e divertentissimo per le e-girl. Ogni fantasia scozzese o a righe è ben accetta. Forma in stile magari hentai o skinny. E l'alternativa è solamente total black. 6. Le adolescenti di solito amano i pantaloncini, invece le e-girl amano i pantaloncini borderline, quindi addobbati con cinture, catene e tutto ciò che è di ferro. 7. Sicuramente sono innamorate delle catene, come detto precedentemente. Questo accessorio le fa letteralmente impazzire e può essere indossato a qualsiasi altezza dell'outfit, dalle scarpe alle collane oppure dalle cinture agli inserti negli abiti. 8. Scarpe? Si va da un estremo all'altro. Le scarpe delle e-girl non sono di sicuro una novità nel mondo della moda. Lo stile è decisamente quello gotico. Difficilmente ci si discosta dal colore nero corvino. Tutto ovviamente è platform,
borchiato e molto molto lontano dalla raffinatezza delle Visco Girl. Le Dr. Martens sono tra le scarpe preferite delle e-girl, le più fortunate invece ambiscono alle Prada. 9. Sapete cosa hanno in comune le Visco Girl e le e-girl? Le Vans, ebbene sì, abbiamo trovato un punto di incontro tra queste due opposte sottoculture giovanili. Le Vans mettono d'accordo proprio tutti. Anche in realtà le Converse hanno un certo appeal per le e-girl. Diciamo che nella loro scarpiera c'è spazio per tutte, anche per le chunky sneakers. Raga, come sempre vi lascio ad un minutino barra 2 minuti di musica per chi ama ascoltare la musica mentre realizzo le sim. Ovviamente, come sempre, vi lascio sullo schermo il minuto esatto in cui inizio a parlare e noi ci vediamo tra pochissimo parlando di altre curiosità di queste e-girl. Pronti? 3, 2, 1, via! Qui, raga. Allora, adesso vorrei leggervi la parte in cui si parla dei capelli delle e-girl. Qui dice: altro importantissimo tratto distintivo è il colore e il taglio dei capelli. Le e-girl hanno quasi sempre tutte i capelli corti, neri le più classiche e bicolor le più coraggiose. Il taglio prediletto è un bob, quindi un carré, raga, quindi un bob corto, spesso accompagnato da frangetta. I colori più amati sono il verde acido, lanciato da uno dei loro idoli, ovvero Billie Eilish, ma anche il blu, il viola e il rosa. Altro grande trend sono le codine alte, praticamente per assomigliare ad un vero e proprio manga. E utilizzano anche tantissimo le clips nei capelli, ovviamente sempre dai colori improbabili. Le ultimissime informazioni che voglio darvi sono dedicate al make-up. C'è scritto che le regole d'oro della e-girl dedicate al make-up sono le seguenti: 1. Eyeliner evidente, spesso e sempre presente. 2. Forme sotto gli occhi, possono essere piccoli cuori, punti, croci o gocce. Tra questi qui preferisco le gocce. 3. Blush utilizzato sul naso e guance. Sembrano sempre essere come scottate dopo una giornata al sole. 4. Illuminante a non finire. 5. I colori degli ombretti sono prevalentemente sul rosso, rosa e arancio. 6. Finte lentiggini fatte con la matita per il make-up. Di solito si utilizza la matita per le sopracciglia. E infine 7. Della serie Non ci sono vie di mezzo, usano sulle labbra o il lucido chiaro, oppure rossetti matte scuri. Quindi ragazzi e ragazze, anche oggi siamo arrivati alla fine del video. Io spero che vi sia piaciuto tanto e soprattutto che vi sia stato utile. Insomma, è sempre bello avere delle informazioni in più su qualcosa che va di tendenza in questo momento. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale se non siete iscritti e se siete iscritti, attivate la campanella per non perdervi tutti i video. Io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!
Ciao!